caro Baldini, allora, siccome stiamo provando cose, ti faccio un'intervista. Sì. Sei noto per il vizio del gioco, c'è scritto un libro. Ma la tua prima gioco, come è nato? Quanti anni avevi? Avevo 12 anni e mezzo, mi ci portò Cosimo alla sala di Via delle Bande Nere. Dove? A Firenze, vicino a casa mia. Mio babbo mi aspettava la lambretta fuori spesso. E si chiamava Cosimo, però lo chiamavano Vittorio perché c'aveva solo due dita della mano, gliene mancava tre, ogni volta alzava la mano per chiedere, sembrava di voi toscani su questo e si pigliava Vittorio, sì, ma si pigliava per il culo, come che dici? Parla un po' in toscano, invece si pigliava si pigliava per il culo, così si dice, pei tutto attaccato tomoio. No, ogni tanto ti faccio ti viene E nulla, lui si era giocato un'edicola e una carrozzeria, che lo dovevo capire che il gioco non si vinceva. Invece il giorno andai lì e con 100 lire ne presi 600. Presi una accoppiata, pagò 6. E da quel giorno lì, sai, quando vinci la prima volta. No, però ora hai smesso. Ora sì, non gioco più niente. No, è inutile ridere. Non gioco più niente. Bella questo, nulla. Salutami, salutami Vittorio, che brutte dita che ho, porca miseria. Vabbè, va, ciao Baldini. Era così, giusto per un minuto e mezzo di cazzeggio. Bozzi, Pigi Montebelli, Federico Daddia, autore di Ballarò, perché lui viene qua solo così, viene solo per passatempo. Se lui lavora con Floris, Spacchi e Pireta, che lavora che è alto lui, no? Lui fa i programmi politici. Mai scrive battuta a Floris? No. A chi le scrive? Non scrivo, a chi le sono lì. Sì, ma Lupi, scusa, di Lupi. Ha fatto un libro. Ha fatto un libro. Che se oggi sulle... Cappuccio, gli hanno chiesto perché tu difendi Berlusconi e lui da cattolico ha risposto in un libro. Con un libro? Un libro. Ammazza. Breve, su, quello. Un libro, però Lupi è da ammirare. Sì, Lupi sì. Ci credo. Lo sai che mi piace di Lupi come pettinato? Sembra l'omino della Playmobil. Bravo. È perfetto. Cioè, come fa? Hai visto i capelli di Lupi? Di plastica. Di plastica. Ieri sera era lì solo contro tutti. Contro la Camusso. Mamma mia, hai visto la Camusso? Allora, cosa vuoi? Stessa parrucchiera di Margherita Hack, tra l'altro, sono uguali. Sì, c'era uno sguardo da Camusso, ti giuro. Sai che mi ricordava, sai chi mi ricordava? Come si chiama l'attore? Russell Crowe, non so perché. Camusso, sì, Russell Crowe. Mi ricordo gli occhi azzurri, un po' Russell Crowe mi ricordava. Insomma, ma molto poco. Vabbò, va. Vi saluto, va ragazzi. Ora vi faccio vedere un'altra cosa che non avete mai visto. Questo è un regalo che mi ha fatto Milo Manara. Ma questo è bello, Milo Manara. Milo Manara, avevo i baffi, mi ha fatto sta cosa con la ballerina, faccio vedere la firma. The Best Flower Manara. Questo è bello, eh? Bello. Poi questa vi faccio vedere, questa io e Mike, grandiosa. Poi vi faccio vedere questa con Stallone, grandiosa. Si fa vedere questa con Ciampi, presidente Ciampi. Faccio vedere quella con Matt Damon, ma non si vede bene. Questo è il mio papà. E poi vi faccio vedere questa qui meravigliosa. Che ti faccio vedere? Oh, che ti faccio vedere? Niente, non c'è niente. Questa, va, vi faccio vedere questa. Dai che sguardo. Madonna, ragazzi. Che